Cosa sono i cinepopper? Sono un format che molti di voi conoscono perché appunto ho visto qualche faccia, qualche volto conosciuto dell'anno scorso. È un modo nuovo, speriamo, diverso, speriamo, vedrete voi, di parlare di cinema insieme. Come sta il nostro cinema e soprattutto come lo vivete? Io non sono tra quelli che sostiene che il cinema italiano sta così in salute, ma non lo dico, non sono i numeri che mi preoccupano, né la crisi economica, né Italia, la cultura, anzi, per me questa invece potrebbe essere un'occasione di crescita proprio, no? Dovremmo sfruttare questo momento in cui pare tutto andare male, non c'è più soldi, per, come dire, rigenerare, ma dal punto di vista più sano, il cinema italiano. La crisi è mondiale, non solo nel cinema, è una verità che si producono meno film, però una cosa molto importante è, ecco, che quest'anno a Venezia c'erano 3-4 film in concorso italiani e questo ci fa sperare per un futuro, ecco, che più produttori possono in qualche modo appunto produrre film. Credo che il punto non è vedere la prospettiva, ma è essere la prospettiva, quindi non è tanto immaginare chissà che cosa, ma mettersi lì al lavoro e proporre qualcosa di diverso. Credo sempre attraverso i giovani, però, perché ormai quella è l'unica chiave possibile. Non è una questione di mezzi economici, è una questione di idee, cioè se manca la storia, e noi tutti sappiamo che la storia è la base per un buon film, se manca la storia, se manca la sceneggiatura, tu puoi fare poi avere tutti i mezzi hollywoodiani e tutti gli attori meravigliosi, i registi migliori, ma rimarrà sempre un film mediocre. Quindi finché noi non investiremo, non noi, finché non investiremo quei pochi 4 soldi che abbiamo nella giusta direzione, che è nella direzione dello sviluppo del cinema, nello sviluppo delle idee, nel conservare e nel sostenere i piccoli ragazzi, i ragazzi, i giovani che fanno magari dei film meravigliosi, ma non vengono poi sostenuti, vengono lasciati abbandonati a se stessi, tranne rari casi. Le nostre generazioni, la mia e qualche altra, insomma, lì non diventeremo mai ricchi. Quindi possiamo scegliere o accontentarci di quegli spiccioli che ci dà il sistema, e per spiccioli intendo anche i contenuti spiccioli, oppure fare la storia. Come si fa la storia non lo so, però sicuramente bisogna stare insieme, bisogna condividere delle cose, delle idee, bisogna andare avanti. In realtà adesso sono qua nella giuria dei cortometraggi e sono felicissimo perché ho visto delle cose molto belle e dietro a questi cortometraggi ho visto del talento. Questo mi sento di dire, spero di incontrare uno di questi registi, attori che non sono magari al momento famosi, di incontrarli tra 5 anni e che avranno una buona carriera. Cioè sono assolutamente pro film italiani, perché va bene andare a vedere anche i film americani, ma se insomma se noi stessi, se noi italiani non difendiamo il nostro cinema, la vedo veramente molto difficile. No, come si fa a costruire una carriera oggi come oggi forse è proprio impossibile dare una ricetta, un terno all'otto. La grande Monica Vitti che diceva bisogna essere veramente disperati per fare questo lavoro, avere dei grandi sogni e poi con questa disperazione, con la tenacia e con i sogni forse poi qualcosa insomma si arriva a fare. Ecco.